Giovedì mattina il sindaco di San Leo, Mauro Guerra, ha ricevuto in municipio i cittadini sfollati dopo il crollo di una porzione dello sperone roccioso sul lato nord-est della Rupe, fatto avvenuto lo scorso 27 febbraio. Per garantire la sicurezza, il sindaco della città leontina aveva emanato un'ordinanza per l'evacuazione delle zone interessate dal distacco di rocce. Una quindicina, questa mattina erano una quindicina, ovviamente esclusi i ragazzi della scuola che insomma saranno oggetto di altre riunioni, insomma. Si cerca di capire se possiamo almeno farle andare in destinazioni più comode, tipo appartamenti, logisticamente più idonee. Pare che ci stiamo riuscendo grazie alla disponibilità di alcuni proprietari del centro storico. In parallelo stiamo attivando il servizio di supporto psicologico perché comunque sono fasi così delicate. C'è il rischio che per questi cittadini il trasferimento sia permanente? No, questo non lo possiamo ancora dire. È chiaro che forse se fossimo già in condizioni di elementi tali da dirci questo, scatterebbero altre iniziative, quindi questo ancora non è detto e non è dato. Speriamo proprio che non sia così. Intanto mercoledì i responsabili del servizio tecnico di bacino della Regione Emilia-Romagna hanno iniziato i rilievi delle fessurazioni limitrofe alle aree interdette. Dunque, qualche giorno che non ci vengono segnalati episodi così visibili ad occhio nudo. A me interessa la parete, che è la zona quella fratturata, perché sono quelli gli eventuali movimenti che ci preoccupano.